tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Pane Sporte. Oggi entreremo nel mondo del login inline e lo faremo grazie a Riccardo Valentini, giocatore tecnico e presidente della società Civitavecchia Skating. È stato sicuramente un percorso importante, come poi lo è stato negli arco degli ultimi anni quello che ha fatto questa società, con un buon numero di atleti e di competizioni a cui va a partecipare. Abbiamo scoperto grazie a lui anche il mondo che gira intorno al login inline, perché non è solamente questo tipo di sport che si fa all'Indra Mercuri. Un buongiorno Riccardo e benvenuto a Pane Sport. Buongiorno a tutti. Senti, oggi andremo a parlare del login fatto sul pattinaggio a rotelle, quindi sul Civitavecchia Skating. Sì, noi siamo la CV Skating, siamo nati il 26 marzo 2012, quindi ormai 8 anni, cominciamo a costruire la nostra storia. Siamo una società che fa non solo hockey inline, ma anche pattinaggio artistico e avviamento al pattinaggio inline. Quindi diciamo che il nostro ambito d'azione è la Federazione Italiana Sport Rotellistici, che ha 10 discipline, e puntiamo a espanderci sempre di più in tutte le discipline. E devo dire che il percorso iniziato in questi 8 anni sta dando già buoni risultati e siamo orgogliosi, io come presidente e i miei colleghi dirigenti, di quello che stiamo creando grazie anche al fondamentale sostegno di tutti i genitori e degli appassionati di queste discipline. Beh, è ovvio, sì, perché poi il sostegno che danno i genitori è fondamentale sia per gli allenamenti, per quando li portano, e poi per quando seguono i ragazzi, e quindi è ovvio che vanno sempre ringraziati. Io non pensavo che voi eravate anche oltre, cioè pensavo che ci fosse solamente l'hockey e basta, quindi già a sapere che c'è anche altro è importante. Quanti sono i vostri atleti all'incirca e quali sono le categorie, come poi, che si separano tra le varie discipline? Sì, che oggi superiamo la quota di 100 iscritti, siamo sui 110, 120, se consideriamo anche gli amatori e quelli che fanno un'attività molto più, come dire, semplicistica, diciamo, appunto amatoriale. Abbiamo una squadra di senior in Serie B maschile, che sarebbe la seconda categoria, poi abbiamo tutta la trafila delle giovanili, ossia under 18, 16, 14 e 12. Abbiamo una squadra femminile, abbiamo un gruppetto di amatori, diciamo, tipo gli old del rugby, quindi diciamo over 40, sì. E poi tutto il settore del pattinaggio artistico, che è giovanile, quindi più o meno spazio dai bambini di 5 anni fino a ragazzine di 16-17. Abbiamo uno staff di allenatori che stiamo cercando di allargare sempre di più, con due capi allenatori da ragazzi, da Tivoli e da Ranova, e poi una serie di allenatori in erba di Civitavecchia che puntiamo a far crescere. Oltre a me, anche oltre al ruolo di presidente, mi diverto ancora a giocare, perché con risultati sempre più scarsi l'estate avanza, una carriera da allenatore, perché io sono nato come allenatore a 18 anni, già avevo il primo patentino e per 12 anni ho allenato tutti i giorni al campo con la stessa passione del primo giorno. Senti, voi oggi avete una vostra casa, avete l'Indra Mercuri, che poi è dietro la strada che porta dietro alla San Pio, la strada che costeggia lì e che va su, è lì il vostro impianto, se non erro. Esatto, dici bene. Sì. Il nostro impianto sportivo è il pattinodromo comunale Indra Mercuri, dedicato al nostro compagno Indra, purtroppo scomparso nel 2008 in un tragico incidente stradale. L'impianto è comunale, ma da noi è gestito, quindi siamo noi a portare avanti le manutenzioni ordinarie, straordinarie, le varie tante piccole, sia manutenzioni sia migliorie che un impianto aggressivo nello sportivo sempre necessita per cercare di offrire un servizio di qualità, non solo agli atleti e a quanti appunto partecipano in prima persona all'attività sportiva, ma anche ai genitori e a tutto il contorno. Infatti, proprio grazie al fatto che ci sia un impianto sportivo per questi sport, ci consente di organizzare spesso tanti eventi e attività che vanno sia dagli stage estivi, ovviamente targettizzati, quindi specifici sia per l'Open Line che per il pattinaggio artistico, a eventi di anche di alto livello come il trofeo Indra Mercuri,
è un torneo di hockey in cui c'è anche un paio, un montepremi in denaro, e chi se lo ricorda come il vecchio Tirreno Power del tennis, anche sì, me lo ricordo, sì. In formato sì, un po' ridotto. Sì, abbiamo l'onore di collaborare spesso con la federazione, quindi organizzare i campionati nazionali, le finali dei campionati nazionali, come lo spese lo scorso anno, quando abbiamo vinto lo scudetto Under 12, sì. Non solo l'abbiamo vinto, ed è stato ovviamente un momento di grande gioia per tutti, ma siamo riusciti a vincerlo a Civitavecchia, e quindi gioia doppia. Beh, è ovvio. Beh, il fatto dell'impiantistica nella nostra città è un po' in alcuni casi una laguna, guarda per esempio il Fattori, guarda il Palagrammatico, e per voi avere nella vostra casa sicuramente perché avete portato un progetto e qualcosa che poi vi ha dato modo di averla questa casa è molto importante. Però io con te vorrei passare di palo in frasca, perché so la tua competenza, ma per quanto riguarda gli impianti in città, cioè, secondo te qual è il problema e questa grande, cioè, mancanza? Allora, per... caro Maurizio, secondo me, io ho sempre detto a tutti, in tutte le sedi, che noi cittadini apprezziamo poco ciò che abbiamo. Io con l'hockey, essendo uno sport non così diffuso, spesso mi muovo in giro per la penisola, da città del nord come Milano, Padova, Torino... Sì. Empoli fino a scuole del sud come Bari, Palermo, Catania, insomma sono un ragazzo che per sport ha sempre girato tantissimo in Italia, e il patrimonio sportivo di impiantistica che abbiamo noi ce l'hanno in gran pochi, e quindi credo che noi dovremmo apprezzare ciò che abbiamo, perché in genere in quasi tutte le città le associazioni sportive fanno a cazzotti per cercare di avere un'ora di allenamento in più. Per noi questo problema è quasi inesistente, perché ci sono tanti impianti sportivi comunali in gestione alle varie associazioni, e questo consente alle associazioni spesso di stampo minore di riuscire a soddisfare le proprie esigenze all'interno delle palestre scolastiche. Quindi secondo me come quantità di impianti sportivi a Civitavecchia siamo messi molto bene, siamo fortunati, e il merito del fatto che negli anni anche la politica ha sempre dato importanza allo sport, quindi parlo degli ultimi 30 anni. Sì. Bene o male siamo riusciti a costruire un impianto per ogni disciplina, cioè appunto un pattinodromo, un campo da pallamano, un campo da tennis, un campo da calcio, un campo da basket, due campi da pallavolo, un palazzo dello sport, uno stadio del nuoto, anzi quattro piscine comunali, un campo da rugby, insomma c'è un po' di tutto. Quello che andrebbe curato un po' di più è forse qualcuno, ma parlo di tanti anni fa, se ne ha approfittato, e un po' l'amministrazione ha chiuso un po' troppi occhi, sono le manutenzioni. Ma vedo bene che bene o male il trend è cambiato, e quindi chi gestisce gli impianti li cura al meglio delle proprie possibilità, e anche le amministrazioni come possono cercano di andare incontro e di capire che il patrimonio sportivo a Civitavecchia è qualcosa di molto importante. No. Prima tu hai citato i campi di Fattori e campo de... e Palagrammatico, sì. Il Palagrammatico purtroppo è stato, dire, una disgrazia. È giù a causa della nevicata, quindi è stato un evento straordinario. Sì. Magari... Io so che c'era in ballo la questione con l'assicurazione, e so che c'era anche in ballo il discorso per spostare l'impianto vicino alla Flaioni, ma poi non so le intenzioni di questa amministrazione in merito. Sicuramente gli amici della Pallamano ne sapranno più di me, auguro a loro come a tutti di ritrovare presto la loro casa. Okay. E invece per quanto riguarda i Fattori, è stato ottenuto un importante contributo economico dal Ministero dei Beni Culturali per 3 milioni e mezzo di euro. Io purtroppo so che in Italia si passa dall'ottenimento del finanziamento alla partenza del cantiere, i tempi sono lunghissimi, sempre almeno un anno, se non un anno e mezzo. Bisogna fare una lunga serie di pezzi di carta che a volte rallentano la costruzione dell'impianto. È un peccato, io spero, e sono anche sicuro che questa amministrazione, anche perché è direttamente interessata, visto che sono i principali sostenitori, sono anche coloro che si occupano di certe calcio, che credo insomma che non che sia un progetto che verrà portato avanti, che i Fattori tra non molto tempo tornerà a splendere come vecchi tempi. Lo speriamo tutti. Senti, il dopo Covid, perché a parte il tuo sport, cioè sarà veramente complicato a ripartire, cioè in special modo a livello sanitario, oltre che poi i vari campi, come poi andranno fatte delle accortezze per atleti e chi seguirà. Quanto pensi che sarà complicato anche per il tuo a riprendere? Io non ho la scaletta, per esempio solo che tra volley e calcio sarà molto complicato, perché l'hanno messi quasi all'inizio delle problematiche che può essere il Covid.
Il Sì, vostro. allora, le discipline del mondo rotondistico sono molto diverse tra loro. Cioè, sport come lo skateboard, che c'è una persona singola che si allena, E quella sì. praticamente non viene toccato. Poi ci sono altre discipline, come il pattinaggio artistico, dove basta prendere poche precauzioni e non credo che ci saranno grossi problemi. Nel Allora. hockey, invece, ovviamente, siccome rugby è uno sport che si basa sul contatto fisico, sarà praticamente impossibile mantenere E distanze, le distanze, esatto. Si possono fare allenamenti mirati, tipo solo di pattinaggio, solo di tecnica individuale, ma è ovvio che si possono fare per un periodo breve di tempo, non si possono fare all'infinito. A me più che questo breve periodo di tempo mi preoccupa, come dire, i prossimi mesi, perché adesso i campionati sono fermi, si va incontro all'estate, attendiamo l'intervento del ministro Spadafora la prossima settimana per capire cosa accadrà il 18 maggio. Sì. Se ci sarà consentito, io farò una riunione con il mio direttivo, penso che noi ripartiremo, però il problema sono tanti altri. Uno dei problemi è il fatto che un impianto sportivo ha dei costi fissi che comunque vanno avanti, sia che la Sì. pista accomoda 2 persone, sia che la pista accomoda 200 persone, però ovviamente con 2 persone non ammortizzi neanche minimamente i costi fissi No. che ci sono. Oltre a questo, per quanto riguarda le scuole di avviamento, quindi parlo dei bambini piccoli che magari si approcciano allo sport, io immagino, specie nella prima fase, ci sarà una generale diffidenza Sì, da è parte dei genitori che vero. saranno spaventati, magari avranno paura che i bambini piccoli contagiano i nonni. Quindi credo che questo pure possa influire un po' tutti gli sport, perché in questa prima fase tanti genitori per precauzione cercheranno di Terranno a tenere i figli a casa. casa nel proprio Sì. giardino e quindi non farli fare la disciplina. Io mi auguro che ci sia un periodo momentaneo, mi auguro che tutte le istituzioni, governo, regione e comune, ci siano vicine, ma non a noi, ma a tutto il mondo sportivo, Allo sport. che con un po' di fatica, un po' di sacrifici e un po' di, come dire, cuore italiano, perché alla fine ci fa Sì. sempre emergere da ogni difficoltà. Ma è vero, è vero. Ok, un grazie tante, Riccardo. Grazie a voi. Non potevamo non approfittare di Riccardo per parlare pure di impiantistica, visto il suo passato abbastanza recente presso l'amministrazione comunale. E abbiamo sentito la sua idea di sport e quello che poi manca alle società civili vecchiesi. L'appuntamento per tutti è a domani.